di un confronto che va avanti addirittura dal 2017. Certo. A me quello che colpisce, adesso diciamo la verità, senza andare a entrare nel merito, perché poi ci sono delle ragioni, è la qualità del governo. Cioè noi abbiamo affrontato delle questioni fondamentali e non è la prima volta che capita. Avvenne anche sul bail-in, cioè noi ci ritrovammo il bail-in e poi alla fine abbiamo scoperto quello cos'era. Però la responsabilità maggiore è della classe politica, cioè di chi ha governato. Cioè, tu non puoi andare lì adesso e dire riscriviamo tutto, perché altrimenti il massimo che tu Questo non ottieni è puoi che non fare. riscrivono nulla. E Certo. succede Ma come la. anche che ti guardano come se fossi un Ma po' noi ci siamo imbecille, passati, diciamo, cioè. scusami, noi siamo passati sulla legge di bilancio dell'altra volta, in cui abbiamo chiesto per circa 3 mesi 2,4, 2,4 e poi siamo finiti a 2,04. 2,04. Ma intanto abbiamo perso 6, 7, 8 miliardi di interessi sul Così, debito. così. Questo è il punto. Allora il problema qual è? È che io, a me non piace come è stato scritto. Bene. Però è anche vero, intanto, che noi non dovremmo mai arrivare al MES, perché quando siamo arrivati al Non MES c'è e lo zio. Sì, chiediamo già diciamo siamo che il morti. tema nero è Ecco, che questo è il primo. è La arrivarsi seconda in cosa è che noi problema. abbiamo un danno con questo atteggiamento, è che su certe questioni Così. uno Ha non può giocare, non può ragione. Ma no, giocare. c'è un tema che è la Devi credibilità essere di questo consapevole, perché paese, questo è dell'una, il tema. o ha detto bugie Conte, o sono stati fessi sia Di Maio che Conte, o altri, addirittura peggio, sono stati ignoranti. Capisco che Perché nessuna delle ipotesi mi ci piace, piace, benissimo. infatti. Comunque, ribadiamo.